Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come fare fotografie astronomiche con uno smartphone. Anche se i telefoni cellulari non sono equipaggiati con obiettivi professionali per l'astrofotografia, esistono alcune tecniche che possono aiutarti a catturare immagini straordinarie del cielo stellato. Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare il canale iscrivendoti e attivando la campanellina degli avvisi. Per te è gratis e per il canale è molto importante, grazie mille. Per iniziare trova un luogo buio e isolato, senza molte fonti di luce stradale o domestica. Questo migliorerà la qualità delle tue foto astronomiche. Assicurati di avere le app adeguate sul tuo smartphone per catturare foto notturne. Basta effettuare una rapida ricerca negli store di riferimento per trovarne di ottime. Utilizza un supporto per evitare che la tua mano tremi durante lo scatto, come un treppiede o un supporto flessibile. Assicurati che il tuo smartphone sia ben posizionato e stabile prima di iniziare a scattare. Ora apri l'app della fotocamera, o quella scaricata, sul tuo telefono e passa alla modalità manuale. Imposta la sensibilità dell'ISO tra 800 e 1600, per catturare una quantità adeguata di luce senza introdurre troppo rumore. Imposta il tempo di esposizione tra 10 e 30 secondi per catturare i dettagli del cielo stellato. Assicurati di disattivare il flash, poiché non ti servirà a nulla in questo caso. Bene, ora seleziona un oggetto celeste che desideri fotografare, come la luna, le stelle o un pianeta, e tocca sull'oggetto nel mirino del tuo smartphone per una messa a fuoco corretta. Alcune app possono anche avere un'opzione di focus manuale che può essere utile. Ora sei pronto per scattare la tua foto astronomica. Premi il pulsante di scatto con delicatezza per evitare movimenti indesiderati, oppure ti consiglio di usare un controllo da remoto. Se ritieni che l'immagine sia troppo scura o troppo luminosa, prova ad aggiustare leggermente le impostazioni dell'ISO o del tempo di esposizione fino a trovare l'illuminazione desiderata. Dopo aver scattato la foto, puoi utilizzare app di editing fotografico per migliorare ulteriormente l'immagine. Puoi aumentare il contrasto, regolare la nitidezza o migliorare i colori per ottenere risultati migliori. Una delle migliori app che io abbia mai usato è Snapseed. Ok, bene, ora sai come fare fotografie astronomiche con uno smartphone. Ricorda che la pratica rende perfetti, quindi continua a sperimentare con le impostazioni e trova la combinazione migliore per ottenere immagini strabilianti del cielo stellato. Ti ricordo che per supportarmi puoi lasciare mi piace a questo video, condividerlo, fare il passaparola e ovviamente puoi iscriverti. Per te è gratis e per il canale è molto importante. Per oggi è tutto, vi auguro cieli sereni.